Ciao, bentornato o benvenuto sul Pensiero Non Lineare. Sono la dottoressa Di Ma, psicologa clinica, e sono molto lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio tra e intorno alle stanze della psicologia. Per prima cosa, se vuoi, ti invito ad indossare gli auricolari al fine di avere un'esperienza che sia più coinvolgente. Poi, come dico sempre, fa un bel respiro. Sciogli i muscoli del collo, delle spalle e della schiena. Trova una posizione che sia per te comoda, siediti oppure stenditi, e se ti va, togli anche le scarpe che io le ho già tolte. Il viaggio di oggi ci porta tra le stanze della ricerca psicologica e neuropsicologica. Voglio infatti presentarti uno studio tutto italiano che ci è stato reso noto da un quotidiano abruzzese, che concerne le nostre emozioni, il nostro volto e la mascherina che da qualche anno si adagia sul nostro volto. Però aspetta, 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 facciamo una cosa. Non ti dirò molto altro adesso, perché se sei pronto, 3, 2, 1. Allaccia le cinture che si parte. I ricercatori del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara hanno condotto uno studio circa la lettura delle emozioni del cervello con la mascherina. Sembra che il cervello legga diversamente quindi le emozioni. È stata documentata una sistematica anomalia nel modo in cui il nostro cervello reagisce ogni qualvolta vediamo un volto coperto da una mascherina. E quanto emerge dalla ricerca pubblicata dal professor Luca Tommasi e dalle ricercatrici Giulia Prete e Anita D'Anselmo, proprio sulla rivista internazionale Neuropsicologia. Dallo studio emerge che il disagio psicologico che sperimentiamo nell'interagire con persone che indossano la mascherina è legato ad un doppio filtro, quindi ad un cambiamento oggettivo e misurabile dell'attività cerebrale. Ai partecipanti allo studio condotto dai ricercatori della D'Annunzio sono stati infatti mostrati centinaia di volti, quindi volti arrabbiati o felici, che indossavano meno la mascherina mentre veniva registrata la loro attività elettrica cerebrale tramite l'elettroencefalografia, quindi leggi. I risultati, oltre a confermare la difficoltà nel riconoscere le emozioni dei volti mascherati, hanno dimostrato che la risposta della corteccia cerebrale è alterata rispetto alla norma proprio durante la visione di quei volti, soprattutto nei partecipanti che in quelli insomma che quotidianamente sono meno esposte alle mascherine. Queste conclusioni giungono a conferma di altri studi internazionali che hanno già proprio dimostrato l'impressione che le mascherine indeboliscano la nostra capacità di percepire gli altri, rendendo quindi più difficile il riconoscimento di identità ed espressioni emotive. Quanto detto è proprio la diretta citazione di storiedabruzzo.com. Il professor Luca Tommasi, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica alla D'Annunzio, evidenzia come il necessario dispositivo, che è la mascherina, stia comportando dei cambiamenti nel modo di interagire e rappresentarsi l'altro. Dei cambiamenti che, se fino ad ora erano stati soltanto ipotizzati, adesso, studi alla mano, sono presenti, infatti, in merito a tanti altri studi internazionali, diventano una certezza scientifica. Non possiamo quindi essere indifferenti innanzi a queste presenti, ma soprattutto future ripercussioni sulla nostra vita, specie per le implicazioni e le modificazioni delle abilità comunicative e sociali cui stanno andando incontro i nostri bambini. Fin dalla nascita, infatti, l'esposizione a volti comporta, soprattutto appunto nei bambini, la costruzione di circuiti cerebrali predisposti a riconoscere le altre persone. Bene, anche per oggi questa piccola pillola di psicologia è giunta al termine. Spero che sia stata di tuo gradimento e che possa, insomma, muovere e smuovere la riflessione senza pregiudizi. E per oggi però il nostro viaggio è giunto al termine. Però, come ben sai, l'aereo del pensiero non lineare non si ferma mai, quindi domani, se lo vorrai, io sarò sempre qui, sempre rigorosamente senza scarpe, pronta a partire per un nuovo viaggio insieme. Ricorda che finisce bene quel che comincia male. Alla prossima, allora, non slacciare le cinture. Ciao!